Siamo al Festival dell'Economia di Trento 2022 e con noi il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. E una domanda, la ringraziamo per questo tempo che ci sta dedicando. La prima domanda che vorrei farle riguarda la precompilata IVA. Diceva appunto, tra le varie cose che sono state dette all'interno del panel, che dal prossimo anno inizierà questa precompilata. C'è stato un notevole successo per il modello 730 e a vantaggio dei cittadini. Pensa che possa avere ottimi risultati anche per le partite IVA in cui il quadro magari è più complesso, e in quanto tempo pensa che si possa concretizzare il tutto? Iniziamo l'anno prossimo, abbiamo iniziato già l'anno scorso la precompilazione dei registri IVA a cui sono tenute le partite IVA appunto, e con l'anno prossimo partiremo in via sperimentale per la dichiarazione IVA, che certamente è più complessa per tutti gli aspetti della precompilata di titolari di lavoro dipendente e pensionati, però è un primo passaggio necessario per consentire anche per le imprese una semplificazione, una precompilazione. Per quanto riguarda la semplificazione, abbiamo visto che uno degli aspetti fondamentali, il quadro normativo è molto complesso, e per questo anche poi gli adempimenti per i contribuenti. Diciamo che da questo punto di vista, a livello di IRPEF, ci sono molte imposte sostitutive che forse vanno in un'ottica di non rendere così facili gli adempimenti e aumentare le scadenze. Ovviamente in questo il ruolo dell'Agenzia delle Entrate non è quello di appunto fare le norme, ma semplicemente di farle applicare. Come si può favorire ancora di più la semplificazione degli adempimenti per i contribuenti? Una riforma tributaria speriamo sia un buon mezzo, aspettiamo di vedere i risultati. Tra le varie proposte, soprattutto per le partite IVA, c'è quella dell'autoliquidazione mensile delle imposte. Su questo ovviamente anche in questo caso dovrà essere decisa per legge. A livello di adempimenti potrebbe in qualche modo favorire il contribuente? Quali potrebbero essere i punti di forza, se ce ne sono, per contribuente e fisco? Sono proposte all'esame del Parlamento, in più occasioni sono state fatte, anche qui speriamo di vedere nell'ambito della delega fiscale degli strumenti nuovi. Comunque ogni proposta è degna di dibattito, ma certamente non nell'Agenzia delle Entrate.